Magister Discipulorum Diligentiam Laudat. Il maestro loda l'impegno degli allievi. Magister Discipulorum Diligentiam Laudabat. Il maestro lodava l'impegno degli allievi. Diane statua ab incolis Rome colitur. La statua di Diana è venerata dagli abitanti di Roma. Diane statua ab incolis Rome colebatur. La statua di Diana era venerata, veniva venerata dagli abitanti di Roma. Qual è la differenza fondamentale tra il presente indicativo laudat, egli loda, e laudabat, egli lodava? La differenza sta nel suffisso temporale ba, caratteristico dell'imperfetto indicativo latino. Prima coniugazione. Laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare. Dal paradigma prendo l'infinito presente laudare. Stacco la desinenza re dell'infinito presente e ottengo così il tema del presente, lauda. Al tema del presente aggiungo il suffisso temporale ba, caratteristico dell'imperfetto indicativo latino. A laudaba aggiungo poi le desinenze attive, laudabam, io lodavo, e le desinenze passive, laudabar, io ero lodato. Avremo quindi laudabam, io lodavo, laudabas, tu lodavi, laudabat, egli lodava, laudabamus, noi lodavamo, laudabatis, voi lodavate, laudabant, essi lodavano. Coniughiamo ora la forma passiva di laudo. Laudabar, io ero lodato, io venivo lodato. Laudabaris, tu eri lodato. Laudabatur, egli era lodato. Laudabamur, noi eravamo lodati. Laudabamini, voi eravate lodati. Laudabantur, essi erano lodati. La seconda coniugazione. Doceo, doces, docui, doctum, docere, insegnare. Ripetiamo lo stesso procedimento. Isoliamo la forma dell'infinito presente attivo docere, da questa stacchiamo la desinenza re e ricaviamo il tema del presente doce. Al tema del presente aggiungiamo il suffisso temporale caratteristico dell'imperfetto ba. A doceba aggiungiamo prima le desinenze attive, docebam, io insegnavo, poi le desinenze passive, docebar, io ero educato. Per quel che riguarda la forma attiva di doceo docere, avremo quindi docebam, io insegnavo, docebas, tu insegnavi, docebat, egli insegnava, docebamus, noi insegnavamo, docebatis, voi insegnavate, docebant, essi insegnavano. Passiamo alla forma passiva e applichiamo lo stesso procedimento. Docebar, io ero educato. Docebaris, tu eri educato. Docebatur, egli era educato. Docebamur, noi eravamo educati. Docebamini, voi eravate educati. Docebantur, essi erano educati.